Taras sarà il suo nome. Sarete il simbolo della città dei due mari. Allora, buon pomeriggio amici di Giornale Rosso Blu, buon anno. Siamo qui in diretta dal Palamazzola con mister coach Ljubo Travica. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a tutti. Allora mister, si è concluso il 2023. Si può dire lei è arrivato in corso d'opera a metà girone di andata. Come ha visto i ragazzi nello spogliatoio, sia prima e come li ritrova adesso a fine girone di andata? Prima non lo so cosa dire, io posso dire che di questo periodo che sono qua che non mi posso assolutamente lamentare sul loro approccio, sul loro impegno e allenamento, che è una cosa che gli ho detto tante volte e ripeto quotidianamente. Se riusciamo a esprimerci il 60% di quello che stiamo facendo durante la settimana, io sarei tranquillo in panchina. E è semplicemente questo lavoro che stiamo facendo con loro, impegno quotidiano, che sono veramente contento. Sicuramente i risultati devono venire e spero che al presto ci togliamo qualche soddisfazione che abbiamo bisogno. Ecco mister, la prima vittoria del girone di andata a punteggio pieno è venuta proprio qui nell'ultima partita in casa contro Catania. Quanta soddisfazione c'è e cosa ne pensa di quella partita, dei suoi ragazzi che hanno fatto in campo? Quella partita è stata una partita particolare per tutte e due le squadre, una partita non tecnicamente a livello, anche noi non siamo espressi come possiamo e come dobbiamo in certo senso, ma anche altri, perché è una partita con una tanta importanza, un paio di tre punti che per tutte e due le squadre era molto 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 importante. In quel caso per noi era molto importante il risultato, non solo il gioco, però io credo che, come ripeto, con questa partita spero che piano piano si sciogliamo, si può dire in questi termini, perché ancora siamo molto legati o chiusi di questa insicurezza che ci comporta di tante, tante sconfitte, perché purtroppo il nostro sport è un particolare, questione di testa, questione di tante volte psicologia, e dobbiamo lavorare in questa direzione. Spero che questa cosa piano piano si scioglie e possiamo giocare un pochino più tranquilli, più sereni, e in quel caso sicuramente qualche risultato ci viene in più. Poi dopo tre giorni si è giocato a Verona. Cosa c'è stato magari in quella partita dopo aver vinto in casa contro Catania che non è andato? Non è andato come tante altre partite, come tante piccole cose, come abbiamo visto anche in primo set. Se tante volte diciamo, se abbiamo vinto questo primo set che avevamo tutte le carte in regola di farlo, abbiamo fatto piccole cose, non cose stratosferiche da nostra parte del campo, errori che teoricamente non dobbiamo commettere, e non siamo stati cinici in questo momento che dovevamo chiudere palloni e avevamo occasioni di farlo. E dopo si è ribaltata la situazione. È una cosa positiva che dopo 2-0 siamo riusciti a tornare in partita, siamo riusciti a vincere questo terzo set che non era sufficiente, però queste cose che purtroppo paghiamo di questa incostanza di nostro gioco, che sicuramente abbiamo analizzato tutto e di più di cercare cause, però parlando anche individualmente con tutti i ragazzi è questione di proprio quella di testa, di psicologia, di avere queste sicurezze in gamba, in testa, di avere qualche partita in più vinta, e spero che questo arriva presto, che ci dobbiamo dopo andare in altra direzione, perché ripeto, se riusciamo a esprimerci il 60% in partita come stiamo facendo in allenamento, io sarei veramente molto 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 contento. Ecco, adesso domenica dopo l'Epifania ci aspetta Trento in casa. Come state preparando questa partita? Come vede i ragazzi? Questa è una domanda un po'... In questa situazione non siamo al completo, ci mancano tanti ragazzi in allenamento, addirittura 5, ci alleniamo 8 in 9 per vari motivi di influenze che i ragazzi non sono riusciti a venire ad allenarsi già da... a parte 3 giorni liberi, anche altri giorni. Per cui diventano per qualcuno 5, per qualcuno 6. È difficile in questo momento dire come riusciamo a affrontare questa gara. Sicuramente sappiamo con chi giochiamo, squadra sicuramente più forte del campionato, uno dei più forti del campionato, ma noi sicuramente non scendiamo in campo di già
già vinta per altri, e cerchiamo di dare il nostro massimo come ogni volta, come chiedo ogni volta ai ragazzi, e poi il campo decide cosa succede. Allora mister, se vuole fare, lo chiedo spesso, un invito alla tifoseria, alla città, per venire a riempire il palazzetto domenica. Guarda, io almeno l'ultima partita che abbiamo vinto, già ragazzi hanno sentito al corpo un altro clima, e credo che in questo momento hanno bisogno esattamente queste cose, vicinanza di gente, di questo calore, di questo tifo che sicuramente ci dà non so quanto, ma qualche carica in più, e in quel momento loro hanno bisogno assolutamente di questo appoggio, supporto da spalti, e speriamo che riescano partita dopo partita a venire di più, perché credo in questo modo può essere un altro aiuto ai ragazzi che si sbloccano. Ecco, questo è un invito, che se riescono a capire questo sicuramente spero che vengano numerosi. Allora, grazie a coach Travisa, e facciamo un grande in bocca al lupo a lei e alla sua squadra per domenica. Crepi lupo, e spero vedergli tanti sulle spalte. Ecco, questo è un augurio, un invito, poche parole per tutti. Grazie a voi. Grazie mister.